dopo più di un anno tribunato, finalmente oggi ho potuto, sono potuta ritornare a correre qui in Valtellina, qui alla Valtellina Wine Trail. Sono partita da Tirano ascoltando solo le mie sensazioni, non preoccupandomi delle avversarie, di chi c'era dietro di me. Ho fatto il mio ritmo. Alla fine devo dire che i chilometri mi sono mancati un pochino nelle gambe, gli allenamenti, ma mi sono divertita e ho corso con grande passione, con il cuore. Nelle parole della quinta volta regina della Valtellina Wine Trail, tutta la passione per questa grande gara. A lei lo scettro sulla 42 chilometri, conquistata al maschile per il secondo anno consecutivo da Luca Del Pero. Siamo riusciti a confermarci anche quest'anno. Sinceramente non mi aspettavo di riconfermarmi, perché nelle ultime gare le sensazioni non sono state proprio al top. E, che dire, invece stamattina mi sentivo bene, anche forse perché nelle ultime 2-3 settimane ho fatto poco o nulla come allenamenti, quindi ero bello fresco. Abbiamo fatto i primi 25 km in 3, io, Andrei Norota e Mattia Gianola. Dopodiché sono riuscito a prendere un leggero vantaggio all'uscita di una cantina, e quel vantaggio poi sono riuscito a dilatarlo fino all'arrivo. E diciamo che poi è diventata ancora più dura la gara, perché una volta che rimani solo e incontri tutti quelli della 21 da superare, diciamo che c'è stato sia da divertirsi che anche da faticare ancora di più. Quindi contentissimo di questo ultimo risultato di stagione. Adesso un bel po' di riposo e poi più in là si comincerà a pensare al 2024. Tanti sorrisi tra i finisher di questo grande evento, che al decimo compleanno ha conquistato ben 3.700 atleti sulle tre distanze tra vigneti e cantine, hanno poi raggiunto le ali di folla di Piazza Garibaldi. Sui 21 chilometri della Alf Trail è Daniel Antonioli a conquistare il primo gradino del podio. Al femminile vince la britannica Sarah Willott. 5, 4, 3, 2, 1, via!
Dopo aver corso la 42 km l'anno scorso con la Wayne Trail, quest'anno ho voluto cimentarmi sulla 21, una distanza forse più consona alle mie caratteristiche, visto che in piano 42 km mi sono accorto l'anno scorso che sono tanti per le mie gambe. E è andata bene, è stata una gara molto battagliata, però mi sono divertito e ce l'ho fatta spuntarla per circa un minuto. Il percorso lo conoscevo, e avendo già fatto l'anno scorso la gara 42 km, nonostante mi piacciono più i percorsi tecnici, qua mi sono divertito perché è molto vario, tanta gente sul percorso e molto belli che passaggi nelle cantine. Una gara che consiglio davvero a tutti. This is the first time I've done this race in Valtellina Wine Trail. Era la prima volta per me alla Valtellina Wine Trail. Sono partita abbastanza carica e veloce, ma ho cercato di salvare un po' di energie perché sapevo che c'erano tratti impegnativi verso la fine e sulle vigne. Sugli intensi 13 km della Sassella Trail si impongono Lorenzo Beltrami al maschile ed Elisa Sortini al femminile. Per entrambi esordio su questa gara corta e difficile. Uno, due, e parte così! È stata una bellissima 13 km oggi qua alla Wine Trail, per me è la prima volta su questo percorso, ho già corso 3 volte il percorso della mezza maratona. È sempre un piacere finire la stagione qui alla Wine Trail e oggi è stato sul gas dall'inizio alla fine, una partenza veramente veramente forte e già dalla prima parte di gara ci siamo trovati da solo io e Marcos, abbiamo fatto un ritmo veramente alto e da metà gara in poi sono riuscito a staccarmi, a fare un pochino la differenza e fino al traguardo, quindi sono veramente contento oggi e non poteva andare meglio. Una splendida giornata alla Valtellina Wine Trail, quest'anno porto a casa la vittoria alla gara più corta, mi mancava solo questa, sono felice di aver concluso questo trittico e sempre un'ottima giornata, un'ottima organizzazione, e percorso bellissimo, faccio i miei complimenti anche alle mie avversarie. Gara, ho cercato di partire già forte e prendere la prima posizione e poi mi sono goduta il percorso il più possibile. Studenti, giovani e gare competitive. In tutto la Valtellina Wine Trail totalizza 4.350 atleti e si consacra tra i trail più prestigiosi in Italia. Pastore, Portogallo!